Sono pratesi due delle tre vittime del Covid segnalate oggi in Toscana dal bollettino della regione. Si tratta di un uomo di 90 anni e di una donna di 75. Entrambi erano ricoverati al Santo Stefano. Il totale dei decessi in provincia da inizio pandemia sale così a 628. Nelle ultime 24 ore invece sono stati 30 nuovi contagi nell'area pratese, un numero più basso rispetto alla media della scorsa settimana, ma che conferma Prato tra le più colpite in Italia per incidenza di casi ogni 100.000 abitanti. In Toscana le nuove positività al coronavirus sono state complessivamente 215 su oltre 18.000 tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi, con il tasso di positività che scende all'1,2%, mentre per le prime diagnosi è al 4,1%. I ricoverati negli ospedali toscani sono 389, due in più rispetto a ieri, di cui 53 in terapia intensiva, anche in questo caso due in più. A Prato ci sono invece 54 pazienti Covid al Santo Stefano, 7 dei quali ricoverati in terapia intensiva e 21 al centro Pegaso.